A sto punto sono veramente curioso di andare sotto e scoprire tutto quanto. Devono essere venuti da qui. Interagiamo, signori. Ok, vediamo qual è la sincronizzazione totale a sto giro. Credo sia finisci entro un determinato tempo, 8 minuti. Ok. Allora, i filmati non contano sicuro. Domus Aurea di Nerone, ci sono anche stato una cosa come 14-15 anni fa, però dettagli. Trova il modo di accedere alle rovine sotterranee. Ok. Merda. Ok, c'è da accelerare il passo adesso. Via, 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 via. Non si perde tempo, non si perde tempo, che già ne ho perso troppo. Che cagata era, dai. Via uno. Penso che entri dell'acqua, forse? Sì. Sì. No wasting time. Siamo al secondo. In corsa. Oh merda. E mo? E mo di qua, per forza. E però cazzo vacci, no? Quando te lo premo una volta, deve bastare. Ok, buono Ezio. 3 di qua. Non lasciarti ingannare, mi raccomando. E 4. Mancano meno di 5 minuti, ve lo dico. L'acqua dovrebbe rompere il pavimento, forse. Esatto. Anzi, rompe direttamente la colonna. Tuffiamoci. Sono dei lupi che sono scappati. Mo però dove si va? Qua sono nella merda. Ok, ok, ce l'ho. Spero di non aver perso troppo tempo. Buono. Scendi. Anello trave. Anello taver.
sulla coppa di champagne. Non c'è più tristezza al mondo. Andiamo di qua. E usciamo ancora con la lanterna. Dritto, sulla trave. Lanterna ancora. Qui interagiamo. Non so quanto manchi ancora, ma credo che siamo a fondo ormai. Oh yes baby. O forse no. Mi puzza. Il fuoco addirittura. Sulla testa di Giulio Cesare, fantastico. Oddio che culo, non l'avevo mica visto. Vai sul coso. Sbrigati Ezio. Cazzo. Dai che sto facendo bene, non posso perdere la sincronizzazione per una cazzata così. Dai. Mi mangerei le mani malissimo. Sto sudando caldo. Che culo. Posso dirlo, che culo. Ancora Ezio, cammina, vai. Faccio a fare in 8 minuti, raga. Ok, c'è palesemente entrata da qua. No, da dove siamo venuti? Non ci credo. Ok, vabbè, la perderò, capito. È da qui, l'avevo vista prima. M'ha fregato malissimo. Va bene, addio sincronizzazione totale. È stato bello così. È stato bellissimo così, è stato un piacere poterti annusare. Ma le nostre strade si devono dividere. Ora ho il modo di tornare qua su. Ma non è che lo devi mettere in pratica il modo di tornare là su, Ezio. Vabbè, col bug. Che rodimento di culo palese. Cioè ci posso anche provare a fare le cose alla svelta, ma bisogna di tempo per capire dove salì, però. Forse qui. Invece no. Qui. Sì.
Lo sapevo. Ok, significa che tipo c'ho più 30 secondi. Il cosino dei minuti è scattato e quindi buona. Ecco. Lo rigiocherò. E da me. Per fare il 100% è buona. Perso troppo tempo, vabbè, sarebbe stato impossibile. Mo lo finiamo. E adesso, raga, non c'ho neanche più la testa, non c'ho più la testa perché ho esaurito il mio cervello cercando di portare a casa l'obiettivo. Adesso vedete che non ce la faccio più. Ce la faccio più. Ho sprecato tutte le mie energie per provarci in 8 minuti, ma io non voglio criticare il gioco, per carità, però ragazzi, vabbè, però sei stronzo, 8 minuti per questo sono troppo pochi. Cioè, sta che è la quarta volta che cado perché ho mentalmente mollato. Però ripeto, 8 minuti per questo. Oh, stronzo sei proprio! 8 minuti per questo sono troppo pochi, dai. Siamo qua tipo per la quarta volta. Cioè, questi sono obiettivi che ti puoi portare a casa alla quarta, quinta volta che fai una missione. Altrimenti è una cosa impossibile. Tornerà utile, se cado. Di qui si va qua e c'è una bandina di Borgia lì. E se la raccolgo poi me la ritrovo sul groppone. Perfetto, un modo per risalire. Vabbè, dai, come fai in 8 minuti? Cioè, seriamente, come fai? Ovviamente qua casca, sì. Minuti siamo, raga. Cioè, fate voi. 14 minuti. Dovevano essere 8. Cioè, ma qua uno se manco ci prova 20 anni ce la fa. Era più in alto che c'era da andare. Quindi era qui.
e dall'altra parte. Riforniamoci di scrigni e poi buona. La rifarò da solo. E queste sono le tombe di Bruto, ragazzi, che porteranno all'armatura sua. Brutus. E finisce qua, ragazzi. Tristemente, molto tristemente. Perché 8 minuti, ragazzi, era veramente infattibile questa. I seguaci di Romolo. Questa banda di falsi pagani terrorizza la città da mesi, spingendo la gente tra le braccia della chiesa. Guarda caso. Esatto. Credo che i Borgia li appoggino, ma le prove sono scarse. Ecco perché quella lettera è così importante. Eccola qui. Spero tu riesca a decifrarla. Diamine, un'altra codifica. Questa doveva essere leggibile. Vabbè, va sulla falsa riga dei sigilli di Assassin's Creed 2. Senza di esso non abbiamo nulla. A volte la logica non è l'unico modo per vincere la guerra. Andiamo. Dicevi che abbiamo degli alleati in città. Portami da loro. Seguimi. E non è finita qui. E la tua famiglia? Ancora più reddito, bene così. Lo potrei lanciare in acqua, sapete? Sarebbe tipo pessimo. Ma non posso comprare questo, uffa. Ah, me lo fa comprare lui. Di recente, per evitare le guardie, abbiamo preso a spostarci attraverso le gallerie, ma molte vie di ingresso in città sono inservibili. Tramite esse, giungiamo rapidamente a destinazione senza incontrare resistenza. Entra nella galleria. E fammi andare al Pantheon. Non ci vado là, perché poi devo riavviare tutto. Non ci vado là. E comunque, vabbè, ti mostra come funziona. $980 fiorini ogni 20 minuti.